Venerdì di proteste ad Atene. Mentre la Grecia torna in recessione, centinaia di agricoltori arrivati da tutto il paese hanno portato in piazza la loro voce e alcuni trattori contro la riforma che triplica i contributi previdenziali. Dopo gli scontri violenti del pomeriggio con la polizia, il clima si è rasserenato e il corteo degli agricoltori si è unito a quello contro la riforma delle pensioni e l'aumento della pressione fiscale. Non ce ne andiamo da qui se il governo non ritira i suoi progetti. Gli agricoltori sono la spina dorsale dell'economia, non ho altro da dire. Così non si può vivere, non riusciamo a sopravvivere. Siamo qui per una causa che riguarda tutta la nazione, lo Stato greco è crollato e siamo qui a raccogliere i pezzi. Il malcontento, a differenza che in passato, non si canalizza in una chiara direzione politica. Un anno fa gli agricoltori erano tra i sostenitori di Syriza e i loro voti hanno aiutato considerevolmente la sinistra di Alexis Tsipras ad arrivare al potere. Ora i tempi sono cambiati e loro sono diventati più feroci oppositori dei piani del governo sull'aumento dei contributi per la previdenza.